E torna a Trani, una vecchia abitudine, consuetudine, quella dei caffè letterari, dove sorseggiando un caffè si può essere immersi nell'arte. L'iniziativa è del bar Pantheon, che ha allestito una mostra permanente. Francesco Rossi. Trasformare un bar in una pinacoteca è sicuramente una grande idea che ci riporta al passato. È nato tutto così, con l'amico Domenico. Un giorno stavamo a tavolino seduti e parlavamo così e mi ha fatto conoscere poi Vincenzo Posa e è nata questa grandissima cosa che piano piano sta incalzando, sta incalzando, sta Il incalzando. bar in genere ultimamente era diventato il luogo dove si entrava, si consumava il caffè velocemente. Invece questa dà un'opportunità di recuperare il tempo. Sì, facciamo arte e caffè, facciamo due cose insieme, una cosa nuova. Vogliamo vedere cosa ci può portare i giovani, le persone adulte, tutti. È stato un sogno che è diventato realtà, perché poi i sogni si realizzano se ti muovi, se conosci le persone giuste al momento giusto e quindi vogliamo con questo dare l'esempio ad altre attività commerciali di Trani affinché l'arte prenda piede, l'arte e la cultura più in generale, ciascuno nel suo piccolo dia un contributo. Questa struttura diventerà una galleria permanente dove qualsiasi artista può venire a mostrare le sue opere e lo potrà fare gratuitamente, non dovrà pagare assolutamente niente. Questo per dare a tutti la possibilità di far vedere il loro estro, la loro professionalità. Io inoltre sono, tra l'altro, sono ancora più convinto che le attività commerciali siano il cuore della città e come tali vadano rispettate e accompagnate in un progetto utile sia per loro, ma soprattutto per il turismo locale. Sicuramente questo è il primo passo per un processo innovativo, in quanto non è solito che una mostra d'arte abbia luogo in una caffetteria. E tutto questo ci ha consentito di capire che la città di Trani non è poi così lontana da tutte quelle che sono le realtà metropolitane più grandi e affermate di noi.